Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti a questo nuovo video. Allora, prima di iniziare c'è una cosa che desidero assolutamente fare. Voglio sinceramente ringraziarvi per lo strepitoso feedback positivo che avete dimostrato per il video sulla risoluzione del cubo di Rubik con il metodo a strati. Non me lo sarei mai aspettato, quindi grazie. Detto questo, visto che l'altra volta avete apprezzato, ho deciso di parlarvi di un altro membro della famiglia di rompicapo di Rubik, ovvero il Pyraminx. Vi insegnerò un metodo per la risoluzione semplice e rapido. Vediamo come si fa. Il Pyraminx non è altro che una piramide a base triangolare, costituita da quattro facce colorate, rispettivamente gialla, blu, verde e rossa, ed è caratterizzato da tre tipologie di pezzi, ovvero numero 1, i centri, caratterizzati da una sola faccia colorata. In questo caso saranno tre per ogni faccia e sono questi pezzi qui rispettivamente, questo, questo e questo. Perché questi pezzi vengono chiamati centri? Beh, perché qualunque rotazione voi andiate ad applicare, questi pezzi mantengono sempre inalterata la loro posizione. Numero 2, gli spigoli, caratterizzati da due facce colorate, come in questo caso verde e gialla, o, giusto per fare un altro esempio, gialla e blu. E infine, numero 3, gli angoli o vertici, caratterizzati da tre facce colorate, come in questo caso ad esempio verde, giallo e rosso, o ancora giallo, blu e rosso. Prima di insegnarvi il metodo risolutivo vero e proprio, spendo due parole al volo per ricordarvi quelli che sono i movimenti che andremo a utilizzare per l'applicazione dei nostri algoritmi. I movimenti fondamentali sono R, R', U, U', L, L'. Stop. Partiamo quindi con la risoluzione del Pyraminx. In realtà non esiste un vero e proprio metodo da seguire pedissequamente per arrivare alla risoluzione. Piuttosto direi che esistono tutta una serie di passi che io vi consiglio di seguire in modo tale da risolverlo completamente. Come prima cosa dovremo ricostruire i centri di ogni singola faccia. In questo caso chiaramente la risoluzione sarà molto più semplice rispetto a quella di un classico cubo 3x3, dato che il numero di pezzi è nettamente inferiore e di conseguenza anche i movimenti e le rotazioni che potremo applicare saranno in numero inferiore. Inoltre saremo facilitati nel nostro compito di risoluzione, dato che, come potete vedere, almeno in questo caso per il Pyraminx in mio possesso, il centro giallo reca sulla sua superficie un simbolo, quindi questo mi fa già automaticamente capire che avrò davanti la faccia gialla. Quindi se davanti ho il giallo, vuol dire che a destra avrò il blu, a sinistra il verde e sotto il rosso. Quindi partiamo con un'altra faccia. Lasciamo da parte il giallo e concentriamoci sulla faccia blu. Come potete vedere, in alto abbiamo già il primo centro blu, il che vuol dire che adesso ce ne mancano due da trovare, uno a sinistra e uno a destra. Per trovarli applichiamo qualche semplice rotazione. Ruotiamo qui a destra, niente, è venuto fuori il secondo centro blu. Vediamo cosa accade a sinistra. Ruotando non è venuto fuori alcun centro blu, il che vuol dire che questa non è la superficie su cui andare a costruire la faccia blu. E dato che il centro è venuto fuori qui a destra, molto probabilmente quello mancante sarà ancora a destra. Vi faccio vedere perché. Ruotando a destra, infatti, come potete vedere, abbiamo già individuato un altro centro blu. Per richiamare il terzo ci basterà effettuare questa semplice rotazione. Come potete vedere, adesso i tre centri si trovano sulla medesima superficie, il che vuol dire che questa effettivamente è la faccia blu. Adesso, come secondo passo, vi consiglio di sistemare i vertici. Vi basterà semplicemente ruotare tutte le varie punte e automaticamente avrete sistemato ogni singolo vertice.
Questo è un passaggio molto molto semplice. Adesso quello che vi consiglio di fare è andare a sistemare tutti gli altri centri. Sono ritornato sulla faccia gialla. Come potete vedere, due centri sono già sistemati, mi manca il terzo. Non vi preoccupate, perché vi basterà semplicemente ruotare lo spigolo, in questo caso in basso a sinistra, e prima o poi il giallo verrà fuori. Avrei potuto ruotare nell'altro senso sbagliando e trovando per esempio il rosso. Sarebbe bastato ruotare ancora una volta e, come potete vedere, è venuto fuori il giallo. E automaticamente si sono risolte anche le due superfici rimanenti, ossia il verde e il rosso. Quindi adesso ogni superficie ha i centri corrispondenti sistemati. Detto questo, arriviamo alla parte più complessa, se così vogliamo definirla, della risoluzione, ovvero quella che consiste nella sistemazione di tutti i vari spigoli. Ci potremo trovare di fronte a due possibili situazioni. Adesso ve le faccio vedere con calma. Innanzitutto, quello che vi consiglio sempre di fare è di guardare tutti i vari spigoli. Per esempio, concentriamoci su questa faccia gialla e guardiamo questo spigolo rosso e giallo. Quello che dovremmo andare a fare, quello che vi consiglio di fare, è di sistemare ciascuno di questi spigoli immaginando di doverlo spostare da uno dei due lati, sinistra o destra, e immaginando di farlo cadere sempre verso il basso. Se qui ho giallo e rosso, io ho in basso la superficie rossa. Quindi, a questo punto, cosa vi consiglio di fare? La prima situazione che potreste trovarvi davanti è simile a questa. Quindi, quello che dovremo fare sarà spostare questo spigolo sul giallo, il che vuol dire portarlo in questa posizione. E a questo punto, quando avremo tre pezzi colorati, in questo caso a sinistra, in altri casi potrebbe capitarvi a destra, dovremo semplicemente applicare questo semplice algoritmo. Avendoli a sinistra, l'algoritmo che andremo ad applicare sarà il seguente: R U' R'. E come potete vedere, lo spigolo si è posizionato correttamente. Adesso non dovremo fare altro che andare ripetutamente ad eseguire questa tipologia di algoritmo in base a dove capitano i pezzi, e iterando più e più volte questa procedura arriveremo alla soluzione. Prendiamo in considerazione quest'altro spigolo che reca il verde e il rosso, e anche qui vogliamo farlo cadere nella zona rossa. Quindi lo spostiamo e ancora una volta applichiamo l'algoritmo R U' R'. Ed eccolo sistemato. Altre volte potrebbero capitarvi situazioni come questa, in cui ad esempio abbiamo già un colore sistemato, in questo caso il blu, e un altro colore da sistemare, in questo caso il rosso. Non dovremo preoccuparci di spostarlo, ma ci basterà semplicemente applicare l'algoritmo. In questo caso i tre colori sono allineati a destra, quindi l'algoritmo da utilizzare è l'altro, ossia L' U, L. E come potete vedere si è posizionato correttamente, e adesso abbiamo sistemato anche tutta la faccia rossa. E non vi dimenticate di effettuare l'ultima rotazione in modo tale da avere sempre i tre centri sulla stessa faccia, quindi riportate in posizione ad esempio il blu. Detto questo, continuiamo a iterare. Abbiamo da sistemare questa volta il verde con il blu, quindi lo posizioniamo in questo modo e ci basterà fare 1, 2 e 3. Riposizioniamo il verde. Non vi fate prendere dal panico, anche se abbiamo perso un pezzo, vi basterà continuare a iterare e fino alla fine vedrete che tutti i pezzi si sistemeranno. Abbiamo verde e rosso da sistemare, oltre a giallo e verde. Ok, giallo e rosso. E come potete vedere, iterando fino alla fine, il Pyraminx è risolto. Quella che vi ho mostrato è una risoluzione che prevede l'utilizzo in maniera iterativa di due semplici algoritmi.
in base al fatto che i tre pezzi colorati si trovino rispettivamente a sinistra piuttosto che a destra. Tuttavia, in generale, provando a giocare e giocare con il Pyraminx, vi potrebbe capitare di imbattervi in alcuni casi particolari. In questi casi, piuttosto che iterare continuamente quella tipologia di algoritmo, è preferibile applicare alcuni algoritmi specifici che vi permetteranno di risolvere quei casi singolari in pochi secondi, risparmiando quindi tempo e mosse. Vediamo quali sono questi casi particolari. Il primo caso che vi si può presentare davanti è questo qui, e prevede che vi siano in questo caso due pezzi, ad esempio due spigoli, questo qui verde e giallo e questo qui blu e giallo, che semplicemente vanno scambiati, ovvero vanno invertiti i colori. Vi basterà semplicemente applicare il seguente algoritmo, ovvero R', L', R', L', U', L', U' ed L. Come potete vedere, è risolto. Nel secondo caso, invece, potrebbe capitarvi una situazione del genere. Avremo due pezzi che questa volta vanno scambiati coi corrispettivi attraverso una rotazione in senso orario. Come potete vedere, il verde dovrà passare su questa faccia, il blu su questa e il giallo su questa. Quindi, per fare ciò, andremo semplicemente ad applicare il seguente algoritmo, ovvero R', U', R', U', R' ed R. Il terzo caso è analogo al caso numero 2, con l'unica differenza che questa volta i due pezzi dal colore sbagliato dovranno essere invertiti, dovranno essere sistemati attraverso una rotazione antioraria. In questo caso, infatti, potete vedere i due pezzi blu che dovranno spostarsi sulla faccia di destra, così come i verdi, così come i gialli. In questo caso, l'algoritmo che andremo ad applicare è il seguente, ovvero R', U', R', U', R', U' e infine R. Il quarto caso prevede che ci sia un solo pezzo da dover ruotare. Come potete vedere, questo spigolo, infatti, caratterizzato dai colori blu e verde, dovrebbe trovarsi qui. Stesso discorso per quanto riguarda anche gli altri due spigoli. Alcuni di questi, per esempio questo, dovrebbe addirittura avere i colori invertiti. Per fare ciò ci basterà semplicemente applicare il seguente algoritmo, ovvero L', U', R', U', R', L'. Il quinto caso è analogo al quarto, con l'unica differenza che questa volta i pezzi andranno ruotati in senso antiorario. Per risolverlo andremo semplicemente ad applicare il seguente algoritmo, ovvero R', U', L', U', L' e infine R. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Spero vi sia piaciuto, spero vi abbia intrattenuto bene. Se siete arrivati fino a questo punto, commentate con l'hashtag Pyraminx. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e soprattutto mi raccomando condividete per farlo vedere a tutti. Vi lascio inoltre in descrizione il link Amazon per poter acquistare il Pyraminx che ho utilizzato io, nel caso in cui voleste magari comprarlo o regalarlo a qualcuno. Io con questo ho concluso, quindi non mi resta altro da fare che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Al prossimo video, ciao!